Allora, oggi bucaioli crostini neri, la ricetta presa dal libro originaria. Andiamo a vedere intanto il taglio della cipollina e la troia della tua cucina. Bordo un dito, no, pensavo fosse tagliato un dito. Guarda che bontà. Cipolla tritata. Poi io ci metto anche un sedano. Anche se nella ricetta originale non ci andrebbe, ci sarebbe solo la cipolla, ma tanto il crostino nero gli è varia a seconda di chi lo fa e la maiala di insomma. Allora, vedete, la carota un pezzettino mi ci gaba un po' menina, che la carota non tutti ce la mettono in crostino, ma mi ci gaba fare il soffrittino. Allora, vai, per carità, guarda che bontà, ragazzi. Andiamo a soffriggine. Andiamo a mettere il nostro soffrittino nell'olio 15-40 della Si va a aspettare che soffrigga, si deve dorare, ragazzi, non mi fate incazzare. Senti che profumino, ragazzi, si impregna nelle mani, nei vestiti. Io ho aperto tutti gli armadi apposta per far entrare, diciamo, l'odorino di soffritto. Tanti gli usano la farina, una naftalina, una volta, ora si usa il soffritto. Diciamo, i vestiti si impregnano e le larve non ci vanno. Una volta fatto il soffrittino, si va a mettere il fegatino. Fegatino, polmone, d'ogni cosa. Si va, diciamo, a farle cuocere e gli se ne rimescia con le mani dentro, va rimestato. Sanno una sega a Bologna, sanno una sega a Roma dei crostini neri, con fegatini. Andiamo a rimestare, guarda, deve cascare una carota. Vai! Guarda come saltano, questi fegatini sembrano vivi. Guarda che schizzettino, mi schizza ogni ossa, si imbratta tutta la cucina. Allora, ora si va ad aggiungere il vin santo, fondamentale. Vin santo secco, oppure in qualche libro c'è scritto anche Marsala. Ma noi non ci sa né quello né quell'altro, ci si mette il vin rosso. Adesso andiamo a tagliargliene a mano. Non usare il mixer o il frullatore, perché sennò ragazzi, piglio e voglio via con un motore. Queste erano le bacchette originarie, proprio di fegatino, comprate da cinesi a 2 euro. Quelli che non possano mancare ma che Natale. Allora, vedete, si va, diciamo, a tagliargli a pezzettini grossolani. Se può un più calma, andate a mangiare una pizza, lo farei. Allora, andiamo ad aggiungere i capperi. Mi raccomando, e a me mi carbano, sicché ce ne metto parecchi. Un'acciughina. Ora, non si usa la classica balena, perché diciamo, ci sa questa lì, però se voi avete un'acciughina fresca, è meglio. Se poi non vi volete rompere i coglioni, andate alla coppia e comprare la pasta balena. Pepe. Basta. Sono dopo pizzi di culo. Sale. Poi, e si lascia, diciamo, di cuocere. Si fa sciogliere l'acciughina. Sei crostino, sarà che Natale. Andiamo all'assaggio. Crostino, portami via. E la troia e la pulizia. Crostini neri, quelli che non possono mancare mai, ma che Natale è.